Mozart viene avanti ed esegue un inchino. Sogno Mozart, perché sogno Mozart? Esatto. Abbiamo immaginato che lo spettacolo, che tutto ciò che in qualche modo va in scena, quindi viene detto e suonato e quindi ascoltato dal pubblico, fosse proprio immaginato come un sogno, ma un sogno di chi? Non di Wolfgang Amadeus Mozart, ma proprio di Antonio Salieri, che paradossalmente non è soltanto il deuteragonista a Mozart, ma è proprio un po' il protagonista dell'opera di Schaffer. Mozart! Perdonami, Mozart! È proprio un'opera a matrioska. Salieri è fuori, la matrioska più grande, tutti gli altri personaggi si incastrano fino alla matrioska più piccola, che è proprio quella più esplosiva, cioè quella di Mozart. Cioè tutto è in qualche modo attorniato dal mistero, dalla gelosia, dalla vita sudata di Antonio Salieri. La musica è l'arte di Dio. Non c'è profanazione che un uomo non sia capace di commettere quando si è impegnato in una guerra grave come quella che stavo combattendo io. Mi procurai un mantello grigio, sì, mi procurai un cappello grigio, sì, e una maschera grigia, sì, e mi presentai alla creatura delirante come il messaggero di Dio. Confesso! Fino a quando incontriamo il testo di Peter Schaffer e decidiamo di farlo diventare un'opera teatrale. Da qui nasce Sogno Mozart, Requiem per solo voce e musica, ispirato, esatto, appunto all'opera di Peter Schaffer. Io mi sono occupato del taglio drammaturgico, quindi della messa in scena di questa lettura spettacolo, e Emanuele ha curato. Ispiratosi a tutto quello che sono le composizioni di Mozart che eseguo originali, ma la novità è anche il fattore estemporaneo, cioè si può eseguire un tema di sonata o un tema di concerto e poi variare a seconda della prassi armonica, a seconda di dove va il testo, quindi in realtà sono tutte esecuzioni improvvisate sul momento a seconda di come il testo appunto comanda. Dobbiamo comunque tenere conto che quest'opera si ispira a Mozart e Salieri di Pushkin, il famoso drammaturgo russo, dove comunque il significato era, diciamo, meno popolare, nel senso che comunque lì Pushkin paragona chi ha un genio per antonomasia come quello di Mozart e riesce apparentemente senza alcun sforzo a comporre grandi capolavori, chi invece ci arriva con la fatica e il sudore. Salieri è in piedi, immobile, in fondo al corridoio. Davanti a lui, seduto su una sedia, Wolfgang Mozart, con tutto attorno a lui, i manoscritti del Requiem, non ancora finito. Thank you.
datemi ancora del tempo, vi prego. Datemi ancora una settimana. Lei non vuole che resti incompiuto, vero? Dio non vorrà che resti incompiuto. Datemi del tempo e vedrà che vi compongo una messa da requiem come si deve. Per intanto, prenda questo. Questo è il Kyrie, è il primo tema. E quello e l'Eleison insieme formano una figura doppia. Vedrà che non è cosa indegna, vi prego. Datemi del tempo. Datemi ancora del tempo. Dio non vuole che resti incompiuto. Lo so, mi sono vantato di averne composte centinaia di opere, ma di davvero buono non ho composto nulla. Sì, anche la cosa curiosa è il fatto che appunto Salieri, che rende anche un po' pietà nei confronti di questa figura e tenerezza, pur di diventare famoso, si autocolpevolizza. Cioè dice, cavolo, non sono diventato famoso grazie alla musica, almeno possa io diventare famoso perché è riconosciuto quale assassino di Mozart. Esatto. Quindi dichiarerà di aver ucciso lui, Mozart, pur di diventare famoso. Constance, ma l'hai sentita la sua musica? Quella è roba di uno che ce l'ho sempre moscio. Almeno a me quella cosa lì mi riesce, vero? Mi hai stufata, Wolf, mi hai stufata. Nessuno mi ha detto che non mi riesce. Non me ne frega niente. Ti odio sempre, ti odio. Stanzi, non piangere. Non lo sopporto quando piangi. Picchiami, Stanzi, picchiami. Sono il tuo schiavo, Stanzi Marini Pinicini. Io sto qui fermo come un anellino, forza. Nei momenti esce anche fuori quello che in fondo è il simbolo del personaggio Mozart, al di là della musica. Comunque è un musicista che nel 1781 decide di non vivere più con la famiglia. Quindi forse ancora prima di Beethoven ha anticipato, e anche con la musica che ha scritto, ha di sicuro tracciato il percorso romantico che poi è stato percorso dopo e che comunque ha promosso l'artista a una figura più alta di quella da cui appunto veniva Mozart. Lasciami in pace, muori Amadeus, ti prego, lasciami in pace, muori Amadeus, ti prego. Morto a 35 anni e anche nel pieno della sua carriera, perché ricordiamo che in quell'ultimo periodo aveva composto la Clemenza di Tito, il Flauto Magico, il Concerto per clarinetto orchestra, quindi era nel pieno del suo bagliore. Ci sono delle vicende contrastanti che comunque possono indicare come in realtà forse può essere andata, come si parla appunto di il fatto che avesse una relazione con la moglie di un suo compagno massone e che questo appunto per gelosia lo colpì talmente duramente. Il certificato di morte disse blocco renale accelerato dalla troppa esposizione al freddo. Generosamente il barone Fuga gli pagò un funerale da povero con altri 20 cadaveri in una fossa a calce senza nome. Quanto a Constance, quando fu il momento si risposò con un diplomatico danese, noioso come un orologio, e si trasferì a Salisburgo, dove divenne l'autorità definitiva.